per cominciare. Fai tu ninja la bestia se vuoi vincere. Benvenuti a una nuova gara di Swap Riders, i veicoli più folli, divertenti e bestiali. Non so perché lo dici, che pezzo di mascella. Questa volta i nostri corridori affronteranno un percorso giurassico. La spiaggia di Sauro è un cimitero di dinosauri brutale, ricoperto di ostacoli ossei con acque infestate da squali e ponti di costole quasi impossibili da attraversare. Sì, anche se qui sembra che nulla sia impossibile, amico. Attenzione, perché i Riders vogliono uscire più di un carcerato. Attenzione ai semafori. E la gara ha inizio. LOL! Cobra è partito straforte. Seguono Sarco, Skeleton, Frankie, Trap e Scorpio. E arrivano nella zona dei saltateschi. Sto impazzendo. Che salto di qualità. Attenzione, perché Crono è pronto a partire. Crono parte più tardi per dare un po' di vantaggio ai piloti. La sua unica missione è distruggere i più lenti. Sì, sì, e oggi vuole mettersi in mostra davanti ai suoi antenati sauri. E inizia Crono, forte come un toro. È fuori di testa. E in testa alla gara Cobra sta andando forte con la sua caratteristica agilità. Ha lanciato una frecciata a Sarco, che si dimostra ambizioso come sempre. Attenzione alla manovra di Sarco. Che bomba! E la prima fiamma del potere se la prende Skeleton. È meglio che Sarco si dia una mossa, perché inizieranno a piovergli addosso missili elettrificati. Skeleton sarà anche molto veloce, ma non ha una grande mira. Fallisce più di un fucile da caccia. LOL! Wow, che fortuna! Corto circuito. Sta facendo un electro dance. Teschi sott'acqua. Attenti, Drag prende la scorciatoia intorno agli isolotti. Ama l'acqua meno dei gatti. E guarda Scorpio, turbo acquatico! Attenzione, perché sembra che Sarco abbia un asso nella manica. Ha preso il wifi del circuito per chiamare i suoi colleghi. Che furbo! Attento Frankie, gli squali fiutano la paura. Non farti mordere il sedere. Oh oh, sembra che Frankie si sia fatto la cacca addosso. E Sarco arriva a tutta forza, sembra un siluro. Allora lasciatelo correre, perché Crono sta arrivando. Che flow, Cobra! Possiamo vedere il replay? Bestiale! Quel tuffo farà venire a Drago un bel raffreddore. Sembra una trottola infernale. Che fortuna, Sarco! Quella fiamma di potere aveva il tuo nome sopra. Non è poi così male, sta scappando da Crono. E Sarco usa il suo potere per congelare Drag. Il ghiacciolo è pronto! Mi sembra che Crono stia per schiacciare quel ghiacciolo di Dragon. Ehi, l'hai visto? Questo è l'admin! L'ha stirato! Attenzione, perché la testa della corsa è già ai ponti delle costole! Questi ponti di ossa hanno milioni di anni e non reggono bene il peso! Oh oh! Scorpio cade in buca! Bella strategia, Sarco! Guardate! Scorpio sarà carne per i granchi! Tuning the Beast! Sa di avere perso e fa tuning con Cobra! Naturalmente, Scorpio è un hater dei quad e preferisce che vinca una moto! La strategia di Scorpio potrebbe essere la chiave, eh? Ne vedremo delle belle su questa strettoia! E la coda di Scorpio fa molto male! Botte veramente dure! Oh, puntura per il cranio! E Cobra vince! Attenzione, perché vedo Skeleton stordito e Sarco lo insegue come se gli dovessero dei soldi. Beh, che si sbrighino! Crono ha voglia di dolce! Ma cos'è successo? Chi è arrivato secondo? Credo sia stato Sarco, ma andiamo a vedere il photo finish. Effettivamente, Sarco in seconda posizione e Skeleton in terza. Bravo, Cobra! Hai combattuto in modo bestiale e li hai fusi tutti! Finire la gara è il vero trionfo, infatti guardate Scorpio. Ha fatto indigestione di frutti di mare!